Il premio, come ci è venuta questa idea? Mi è venuta questa idea di fare questo premio. Perché queste idee? Insomma, è un po' lunga la cosa, perché chi ha una certa sensibilità si è avvicinato a certi problemi. Io sono biologo, il mio hobby è l'astronomia da quando ero ragazzino, però a un certo punto, per caso, già così 12 anni fa, scoprì delle cose. Io, sa, uno va a scuola, gli spiegano A, B e C e si forma l'idea che chi ha fatto quei programmi vuole che lui si formi, insomma, dato che ha PC. Se invece a scuola studia X, Y e Z, si formerà un'altra idea, si formerà. Io mi ero formato certe idee a livello di storia, storiografia e così via, e queste idee le portavo appresso nel mio bagaglio. Poi facevi il biologo, l'astronomo, l'astronomo dilettante, eccetera, eccetera. Ma quel bagaglio culturale era il mio bagaglio culturale, come penso di molti di voi. Poi per caso scopri certe cose e ti incuriosiscono, la curiosità è nostra, insomma, ci appartiene, insomma, come mammiferi, come animali e come praticamente astrofili, e ci appartiene da quello che hai scoperto. Alla fine cambi completamente, fa una rivoluzione copernicana in campo storico, in campo sociale e così via. Tra le altre cose, dico brevemente, insomma, io ero un tifoso della Juventus e nel 2005 smisi di essere tifoso della Juventus, lo so, smisi di essere tifoso della Juventus, va bene, per queste convinzioni qua, poi alla fine cambiai tutto, perché ero di Torino, scusate, Torino era quello che era, quello che avevo scoperto che era stato nella nostra storia. E allora cambiai proprio squadra, eccetera, eccetera. Il discorso è questo. Allora, poi uno comincia a leggere e succede come succede per l'atomo, no? Se io praticamente l'atomo è fatto in un certo modo e mi va bene per le reazioni della chimica,